Allora, siamo con Tony Servillo, questo grandissimo attore, e quest'oggi, questa sera presenterai Napoli, no? Che Napoli presenterai? Ma è la Napoli soprattutto dei poeti, ma come accade spesso nella nostra letteratura, alcune delle espressioni più belle della nostra poesia sono legate al teatro. Quindi è, diciamo, un excursus nella poesia napoletana, tra i classici e i contemporanei, messi a confronto, dove molto spesso i testi sono scritti dai nostri più grandi attori, dai nostri più grandi drammaturghi. Quindi è una serata in cui il gioco tra la poesia e il teatro, tra una parola inizialmente consegnata alla letteratura, diventa immediatamente occasione per la recitazione, no? E poi è una Napoli anche tenuta insieme in questi testi da un filo rosso che consiste nella relazione che i napoletani hanno con l'aldilà, con ciò che ci aspetta dopo la morte, con i santi, con Dio. E quindi non è un recital dove le poesie sono scelte in maniera così casuale, ma è un vero e proprio viaggio all'interno della città che ha queste due costanti. Tu hai iniziato con il teatro, no? Soprattutto col teatro di avanguardia, se non vado errato, con Martone, hai lavorato anche con Mimè Perlini, se non vado errato, no? E, diciamo, qual è la differenza principale tra lavorare in teatro e lavorare in cinema? O nel cinema? Ma diciamo, è un argomento piuttosto ampio a volerlo sviluppare tutto. In poche battute, diciamo che a teatro la responsabilità finale dell'opera, secondo me, è sempre totalmente testimoniata dal lavoro dell'attore. A cinema il lavoro dell'attore è un lavoro importante, ma che può illuminare un'opera cinematografica, come può farlo un grande direttore della fotografia, ma la responsabilità però di ciò che viene testimoniato nel cuore di uno spettatore spetta al regista. Quanto cambia aver vinto un Oscar, quindi nella professione di un attore, vincere un Oscar? Ma quanto cambia vincere un Oscar? È una grande soddisfazione, è qualcosa che avvicina i sogni alla realtà, perché se me l'avessero detto 30 anni fa, non ci avrei mai creduto, però devo dire che se questa serata non dovesse funzionare, non c'è infelicità che possa essere ripagata da qualsiasi premio, insomma, preso prima di una serata che va male. Quindi questo perché lo dico, perché non perché mi auguro che questa serata non venga bene, ma perché il teatro rappresenta una tale sfida quotidiana e che ti mette, come dire, sempre con i piedi per terra, no? È una grande soddisfazione aver partecipato a un film che è considerato in maniera così importante, affettuosa, non solo in Italia, ma insomma in tanti paesi del mondo. Però, ecco, a cominciare da Sorrentino è una cosa che adesso sta alle nostre spalle. Io ho fatto già tante cose dopo quell'esperienza, io ho fatto già tanti film. Quindi, come dire, è un'occasione per continuare a fare le cose che si credono nella maniera in cui riteniamo debbano essere fatte. E adesso anche tuo fratello si sta cimentando con la recitazione, no? E lui è un grande musicista. Cosa ne pensi tu di tuo fratello? Tutto il bene possibile, perché cosa si può pensare di un fratello, no? A parte gli scherzi, abbiamo fatto un'esperienza molto bella con le voci di dentro, non è detto che si debba ripetere in futuro, chi lo sa. E continuerà lui con Yami on Travel E questo devi o no? domandarlo a lui, Lui. mi sa che farà diverse date anche quest'estate con gli Avion Travel. Invece, qual è il personaggio a cui sei più legato, dal punto di vista cinematografico, soprattutto? Non so rispondere a questa domanda. Ogni film fa storia a sé, se li ho scelti è perché mi è piaciuto confrontarmi con tutti quelli che ho fatto. Ok, ringraziamo il nostro grandissimo Grazie a maestro. te, ciao.
Allora, siamo con il presidente della Fondazione Orestiadi, Calogero Pumiglia. Innanzitutto, com'è la situazione della Fondazione? Dal punto di vista finanziario abbiamo dei problemi, come tutte le istituzioni culturali di questa terra, per le difficoltà che il mondo politico incontra, per sua insipienza evidentemente, nel sostenere la cultura, i beni propri di questa terra, il petrolio della Sicilia, che dovrebbe essere il fiore all'occhiello, la carta da visite e anche quello da giocare sul terreno dell'economia. Ma stiamo fronteggiando questi problemi e li stiamo fronteggiando rilanciando sul terreno delle iniziative, sul terreno della qualità, realizzando oggi la 35esima edizione del Festival del Teatro, che già nel numero 35 dice di una continuità che non è consueta in questa terra, in cui si fanno pure delle cose molto importanti ma che purtroppo spesso non hanno il fiato per durare, per proseguire nel tempo. Noi continuiamo ad operare nel campo del teatro, oggi si inaugura con un personaggio tra i più rilevanti del teatro e della cinematografia nazionale, proseguiremo fino al 5 di agosto, il 29, 30 e 31 di luglio facciamo un festival internazionale della fotografia, riprendendo tutti i grandi fotografi che sono passati da Gibellina dopo il terremoto, e quindi rilanciando questa visione, queste immagini che hanno tratto dalle rovine di Gibellina. Continuiamo anche sul piano ovviamente proprio delle arti visive con la curatela di Achille Bonito Oliva, che dà prestigio e lustro alle nostre iniziative. Abbiamo fatto una convenzione con il Museo Riso di Arte Contemporanea di Palermo, per cui abbiamo lì uno spazio stabile e quindi una finestra permanente sulla città capoluogo. Riteniamo che questo sia il modo migliore per salvaguardare una straordinaria intuizione che fu di Ludovico Corrao, quella di rispondere ai drammi, ad uno dei drammi, quello provocato dalla natura naturalmente, della Sicilia, con la cifra della cultura e dell'arte, perché nell'immaginario collettivo questa terra possa essere riscattata dal bello, che è sicuramente lo strumento migliore per andare avanti, per superare o almeno attenuare le tante piaghe, le tante difficoltà che la terra stessa incontra, le comunità nostre incontrano nel loro cammino. E c'è una cooperazione anche con altri paesi, per esempio c'è una rete museale bellicina in collaborazione con la Fondazione? Sì, noi facciamo parte della rete museale bellicina, il nostro direttore del museo è stato fino a pochi mesi fa, fino a un mese fa, presidente della rete museale. Diamo il nostro contributo, abbiamo naturalmente un particolare rapporto con la città di Gibellina, ma anche con il territorio del Belice. E una cosa che segnalo, perché non è consueta in Sicilia, ma è molto importante, noi abbiamo fatto una convenzione anche con un privato che apporta finanziamenti alla fondazione e che concorre a gestire con criteri di managerialità la nostra struttura. Diciamo, lei è presidente da quanto tempo della fondazione? Io sono presidente dal mese di ottobre e devo dire in quel momento la sensazione generale era che non ce la potessimo più fare, che dovevamo prendere atto di, purtroppo, di una sorta di fallimento. Siamo riusciti invece ad invertire la rotta, siamo riusciti a proseguire, a ridurre l'indebitamento, a pagare con qualche tempestività anche i dipendenti, ai quali va il plauso per aver resistito e per essere anche un gruppo di straordinaria efficienza e di straordinaria professionalità, e abbiamo messo in campo quello che
mi è consueto anche per la mia storia professionale, una sorta di lobbying, diciamo nel senso migliore del termine, sulla politica regionale, perché dia attenzione alla Fondazione Orestiadi, ma non solo alla Fondazione Orestiadi, in genere, come dicevo prima, alle istituzioni culturali che meritano di essere salvaguardate e rilanciate. Un'ultima cosa, in questo periodo così buio, così triste, cosa può fare la cultura, diciamo, per avvicinare i popoli? Ma veda, noi abbiamo il Museo delle Trame del Mediterraneo e quando si è voluto titolare in questo modo si è pensato proprio alla cultura come strumento di raccordo, come elemento di conoscenza, di scambio tra i popoli. Il Mediterraneo è un mare tra le terre e che può essere un ostacolo ma può essere anche un ponte tra le culture che si manifestano nella sponda sud e quelle nella sponda nord. I popoli si combattono quando non si conoscono o quando sono come dire, accecati dall'ignoranza, dalla grettezza. Quando invece si conoscono, si comprendono e sono animati dalla reciproca volontà di mettere insieme le esperienze diverse, e allora si trova il modo di ragionare insieme e di andare avanti, intramando i discorsi reciproci, le esperienze comuni. Va bene, grazie, grazie onorevole Pumiglio. Allora, siamo con il direttore artistico del Fondazione Orestiadi, Claudio Collova, anche quest'anno con la 35esima edizione delle Orestiadi. E quest'anno c'è un programma meno lungo, o sbaglio, mi pare che il 6 agosto finisca e inizi oggi. Puoi un po' descriverci questa edizione delle Orestiadi? Sì, no, in realtà non è meno lungo, cioè è meno lungo nel senso che è più concentrato nel tempo, perché sono tre settimane, ma sono molto più intense del solito. Quindi stiamo presentando 16 spettacoli, che non è una cifra piccola, insomma. Cominciamo oggi con Tony Servillo e andiamo avanti fino al 6 agosto, data dello spettacolo di Simone Sframeli. E nel mezzo c'è tanto spettacolo che riguarda Napoli all'inizio, con Enzo Moscato e con Saponaro, e poi abbiamo anche La Danza, che è presente, con Dewey Dell, che è un gruppo molto conosciuto, affermato, seppure di formazione giovane, di Cesena. Poi abbiamo un altro maestro della coreografia italiana, che è Enzo Cosimi. E poi abbiamo anche il teatro dedicato a delle generazioni giovani, Under 35, insomma Cristina Donà e Isabella Ragonese anche saranno presenti al festival. Il programma è stato abbastanza diffuso, comunque. Ecco, una generazione di maestri sia nella danza che nel teatro, e anche una generazione con, di formazione un po' meno antica, però stiamo parlando di autori e di artisti come Roberto Latini, che presenterà anche due spettacoli, e anche Frosini Timpano, che ritornano dopo l'anno scorso il successo di Aldo Morto. Insomma, è un festival di cui siamo molto orgogliosi. Qual è stato il criterio di scelta degli artisti quest'anno? Ma quest'anno sono partito proprio da queste generazioni che hanno un po' fondato il teatro di ricerca e di sperimentazione in alcune aree del nostro paese, per cui la guida è stata un po' rivolgersi a questi maestri e metterli a confronto invece con dei giovani. E quindi è venuto fuori un cartellone di dialogo tra le generazioni. E comunque diciamo è imprescindibile per noi come guida il fatto che siano degli autori, autorevoli autori, che abbiano un percorso non affrettato, sincero e come dire, molto profondo sul loro aspetto poetico, che li caratterizza con estrema coerenza da sempre. Ci sono anche delle compagnie locali, diciamo vicine, non proprio di Gibellina, però del territorio vicino. Sì, sì, c'è una compagnia molto giovane che viene da Castelvetrano e presenteranno uno spettacolo che si ispira alla buona novella di Fabrizio De André. Sono molto contento anche di
questa loro presenza, perché è giusto che Gibellina diventi anche un luogo aperto e importante per chi sta cominciando qui nel territorio. Oltre il festival ci sono anche tante altre attività, perché il 29, il 30 e il 31 presenteremo anche un festival internazionale di fotografia, ci saranno workshop, incontri con maestri e mostre, dibattiti, discussioni, analisi di fotografia, ci saranno anche installazioni giù nella città di Gibellina. Poi ci sono i documentari del CSC, del Centro Sperimentale di Cinematografia, che precedono ogni sera di spettacolo qui al Baio, in una sala cinema, e sono documentari d'arte, spesso di artisti che hanno avuto a che fare con le Orestiadi. Per esempio stasera c'è uno spettacolo, tutto un film, un corto, tutto dedicato al Cretto, e poi ci sarà anche un documentario su Emilio Isgro, che insomma, come tu sai, è stato uno degli artisti più dell'inizio con l'Orestea. È iniziato insomma lui, che è proprio come 1983, e quindi è un documentario sulla sua arte, sul suo lavoro d'artista. Invece il recupero degli spazi, per esempio ancora sul Cretto, diciamo il Cretto ancora non è utilizzabile per quanto riguarda gli spettacoli, per quale motivo? Per quest'anno il Cretto non è stato utilizzato, semplicemente per un motivo che poi adesso è sotto gli occhi di tutti, cioè il suo completamento, il suo restauro. Quindi l'ultima manifestazione importante che abbiamo fatto al Cretto sotto la mia direzione è stata nel 2010, e poi da allora in poi il Cretto è entrato in questa convalescenza, no? Per cui doveva essere prima completato, perché mancavano parecchie isole dal progetto di Burri, e poi anche restaurato, portato all'antico splendore e biancore. Adesso da pochi mesi è finito questo lavoro di restauro, e quindi stiamo già pensando alla prossima edizione. E speriamo, economia permettendo, perché sai che là tutto si costa di più, però è nostra intenzione tornare lì al Cretto. E lo scorso anno c'è stato lo spettacolo di Neri, no? Sì, lo scorso anno c'è stata, per la verità, è un'iniziativa dell'assessore alla cultura del comune di Gibellina, del sindaco, e comunque è stata una bellissima manifestazione, anche con un artista che qui alle Orestiadi aveva già fatto quell'installazione di quelle lampadine sul Cretto, Giancarlo Neri, e quindi c'è stato già un assaggio delle grandi, enormi potenzialità e attrattiva che ha il Cretto di Burri per gli spettatori. Ok, grazie bene. Grazie a voi. Volevo darvi un breve saluto di benvenuto a questa 35ª edizione del Festival delle Orestiadi, che si inaugura oggi. Siamo molto felici di cominciare questa avventura con voi e con tutti gli artisti ospiti in programmazione quest'anno. Artisti che sono tra le espressioni più importanti del teatro e della danza italiana. Certo, non è facile all'indomani di immani tragedie come quella di Nizza e come quelle altrove nel mondo essere qui. Resta la più profonda commozione per quei gravissimi fatti. Ci associamo al dolore di persone innocenti colpite dalla follia omicida. Molti di loro erano bambini innocenti che stavano semplicemente partecipando a una festa oppure a uno spettacolo come noi stasera. Volevo anche porgere il nostro saluto e farvi salutare da Monsignor Domenico Mogavero, vescovo della nostra diocesi e amico del Festival delle Orestiadi, l'onorevole Giuseppe Lupo, vicepresidente dell'Assemblea regionale, che è qui presente con noi, e colonnello Stefano Busso, comandante provinciale dei Carabinieri di Trapani. Il mio saluto lo condivido anche con il vice sindaco della città di Gibellina, la dottoressa Daniela Giordano, e la sua presenza è una chiara indicazione della nostra volontà di una sempre maggiore collaborazione tra la città di Gibellina e la fondazione, e la città che ci ospita e gli abitanti di Gibellina, che sono stati negli anni sempre più numerosi. Noi vorremmo che
questo giardino dei poeti venisse anche considerato dai gibellinesi come un loro patrimonio. Vi dà il suo benvenuto il presidente della Fondazione Orestiadi, Lillo Pumilia, che fin dagli inizi è stato testimone e cofondatore del progetto del Sogno Mediterraneo di Ludovico Corrao e che oggi debutta come presidente al Festival, ma da molto tempo cura questo giardino con amore ed energia e vi accolgono, lasciatemelo dire, tutti i lavoratori e i partecipanti del progetto, del laboratorio critico, della fondazione. Il saluto di tutti i lavoratori che a vario titolo contribuiscono alla macchina del Festival. Dietro tutto quello che vedete c'è un grande spirito di sacrificio, di amore indiscusso per ciò che Ludovico Corrao ha creato e che continuiamo a difendere anche nel suo nome. E lo salutiamo. Mi sosteneva che ogni atto di violenza nascesse dall'ignoranza e il Festival e tutte le manifestazioni di cultura sono oggi diventati segni di resistenza e di lotta. E proprio questo Festival è nato con l'intento di fondare e non di distruggere. I primi 4 appuntamenti di questa edizione sono dedicati a Napoli, alla sua lingua, al suo immaginario e naturalmente alla straordinaria creatività e forza interpretativa degli artisti napoletani. Ho il dovere anche di dirvi quello che succede domani, che allo stesso orario verrà presentata la seconda produzione di Teatro Uniti, cioè della compagnia di stasera, che è stata presente felicemente negli anni scorsi, ma che ha anche prodotto nel lontano 1988 uno spettacolo importante per noi, Le Troiane di Thierry Salmon. E domani verrà presentata ancora dalla compagnia di Teatro Uniti uno spettacolo che si intitola Shostakovich, il folle santo, ed è una scrittura originale di Antonio Iannello e Francesco Saponaro con l'interpretazione di Toni Laudadio. Quindi vi aspetto anche domani. Finisco subito, la settimana prossima si continua ancora con Napoli. È un altro interprete importantissimo, un drammaturgo maestro, Enzo Moscato, poeta e autore, e sarà anche lui presente come Toni Servillo per la prima volta alle Orestiadi e presenterà 2 spettacoli, Toledo Suite e poi anche, tra l'altro che si avvale anche di immagini sceniche di Mimmo Paladino, che è l'artista che ha creato la nostra montagna di sale. E poi uno spettacolo che si intitola Compleanno, che è dedicato alla memoria di Annibale Lucello, che è un drammaturgo napoletano che è scomparso nel 1986, ancora giovane. Poi ci sono i film, e il 29, 30 e 31 vi ricordo che c'è il Photo Road Festival, cioè un festival di fotografia internazionale, e ci saranno ospiti tanti fotografi, tanti workshop e tante installazioni anche nella città di Gibellina. Ci sono anche i film del Centro Sperimentale di Cinematografia, l'apertura del museo ogni sera per voi e il nostro punto ristoro. Adesso fra qualche istante daremo il benvenuto a Toni Servillo e come sempre vi chiedo di spegnere i vostri cellulari, di non usarli per scattare foto o per riprendere filmati, sarebbe molto distraente per chi sta accanto a voi e anche per l'attore in scena, quindi vi prego di dimenticarvi per un po' di tempo le connessioni esterne e magari dedicare questo momento, accendete le connessioni interne. E, a voi che siete tanto numerosi stasera, vi chiedo anche di essere portavoce questo festival presso amici, presso tutti i vostri conoscenti, aiutateci, sostenete questo festival perché davvero lo merita. E adesso, davvero ringraziandovi per la pazienza, con molta emozione vi lascio questo meraviglioso spettacolo che ha commosso molte platee italiane e anche europee. Toni Servillo legge Napoli.
Buon viaggio, nelle parole di Napoli, do il benvenuto a uno degli artisti più importanti della scena teatrale e del cinema internazionale, signore e signori, Tony Servillo. Stamattina è una bella giornata, l'aria è fina fina, vorrei fare una scappata in terra, che te ne pare? Boh, dicette San Pietro, santa napolitana, in paradiso, capo, guarda puttone, mo, lei siete il padrone. Volete fare la terra e fate pure, però vedete, francamente la terra è un po' afflittiva, va messa di scusto. Ma che dici? Su, vestiti, scendiamo, dove ci fermeremo, dove andiamo? Napoli? Che? Ti pare? Eh sì signore, si dice vire Napoli è buona. E senza perdere tempo, là per là San Pietro si vestette come il fu. Un pantalone inglese a quattro piedi, un gilet con un nuovo corte nei cocò, tutto piselli verdi in campo blu, capilla tuba, cravatta rapà, chicco stifeglio di color rapè e un piccolo bastone di bambù. Sto bene, elegantone, andiamo, tu poi chiama quando mi pigli i guanti. E in un batter d'occhio, eccoli a Napoli in mezzo piazza d'A. O vado a terra, buttai l'occhio attorno, scansai un tram, si mettette a letto. E proprio come un semplice mortale, ma però con accento forastiero, dice: sai caro, ma le mica male questa vostra città. Mi fa piacere assai di rivederla. Ci mancavo dal secolo passato, ma proprio ha molto, molto migliorato. La statua qui davanti, cosa l'è? La Ligherio? No, ricette San Pietro, chi sta è Dante? Grand'uomo. E questa sulla mano destra è la famosa chiesa di San Michele, quello è il liceo Vittorio Emanuele, più sopra c'è il museo, questo rimpetto è il caffè di Diodati, ci vorremmo assentare 10 minuti, entriamo pure. E un signore trasetti in quelle belle sale ornamentate, San Pietro dicette al cameriere, favorite 2 mezze limonate. Erano 10 mesi, ai giornate era bella. A mille passiamo nei gente, ma mi sa la strada in coppia marciapiede e vadiva miscata, femmina, uomina, ruossa e picciarilla, nutrice, serva, prievate e soldato. Oh, qual vista gentile, dice tuo padre terra, usano un cucchiarino. Ma com'è che si dice, caro quel mio Pierino, che la terra è infelice? Ma guarda, guarda un po' che movimento, che scena pittoresca, che allegria, via, sono proprio contento. Pietro. E parla, vecchio brontolone, non sei della mia stessa opinione? Sì, rispondetovi, che opera vostra è certamente tutta questa qua, certo che io può negare, però voi siete presi a limonata. Sì, ho finito, e beh, usciamo. Signori, a tutti, buona passeggiata. Dunque, dicevi, e cacciati, guardate, tenete mai d'accordo, cappadita, capapara, disci. Dio guardai e spaventata, mezza strada storta, struppia, cecata, giovane picchiarilla, uomini senza scarpa, picchiarella appoggiata in bastoncilla, scartellata, malata, e certocchi arrossate, china e lacrima, e mano secca, aperta, stannuta, ah carità. Sta voce e voce a centenare sentetta, a tutto parte disperata, strella, e quasi la parete d'indane che a lontana sentivo stessa la mia. Una rasella amara e allisciana sa barba francescana San Pietro sospirai, non c'è che fa una frastornata. Sentite a me, muoviamoci in acca, piuttosto quando siamo in paradiso se ne riparlerà. Come? No, non ho capito. Vada terna capussiava, parlavisse solo, teneva mente in aria. Tutto insieme fece segna che amare, un lenzuolo scendette sulla terra lentamente, lo stendette a terra in piazza Dante. Un centenario d'angelo, tutto questo di vela, non c'è un mondo, non hai da voi e si butta in cielo. Poi metti
ambientati in paradiso, probabilmente nella letteratura napoletana non sarebbero mai esistiti se non fossero stati preceduti da un altro poemetto troppo lungo per essere recitato interamente stasera, intitolato proprio Il Paradiso, di Ferdinando Russo. Io ne ho voluto però estrarre comunque due brevi brani, anche perché introducono un tema pertinente alla serata, e cioè quello strano commercio che i napoletani sono soliti fare tra l'aldilà e l'aldilà. Il primo pezzo si intitola Amaronna di Mandarina. Quando c'era nel giuvile l'uva della carta fa, o signori in da una cella scura scura, panzella, posta volta nata e dice, fammi San Pietro qua, e San Pietro comparisce, ne signore, che novità, in da cella scura scura, nel giuvile stanzarrata, mettami la pane e acqua perché ha fatto un peccato. E San Pietro cala la capa e risponde, sì signore, dice ti, ma state attenta, da sta 24 ore. L'angiolilla dalla tenda fa sentire tanta la tenda. Ma signore, dice San Pietro, questa volta non fa niente. No signore, a così voglio, state zitta, dice Dio. Se no ognuno se la piglia, un paradiso come annino. E San Pietro a volte di spalla, dalla cella scura scura, l'angiolilla chiagna, sbatte, dice mettersi paura. Ma Maronna, quando ognuno sta dormendo a suo nechino, hanno scusi tutto quanto va e la porti di mandarina. La seconda si intitola E Sfugliatel. Vedete che il commercio si fa più interessante. Nada volta, in paradiso era il tempo delle rose, e ce n'era una migliaia, un crispatel e a Druso. Succedette una ravuota dinta allora la cultura, e San Pietro che dormiva se susette scelte fuori. Foro frisca in un limone, San Francisco si sbrucava, che voleva fa capace a San Ciro che allucava da capo! Sono gretoi, ma guardate cada cosa, mo la usanda ne è permesso chiudo cogliere una rosa. San Francesco rispondeva, ci vedo, sto pregando, sono usante tutte le giure, e sti cose tutte sapose, una rosa da scritta, e sarà meglio per te, ma sta scritta a qualche parte, così mi piace a me. Ma guardate, se fa forte perché è frate a Gesù Cristo, mo da sono una carocchia, tu sei prima camorrista. Questi strilla, questa lucca, San Pietro se scedai, che malore, stammo in a che storia e quando mai pace, pace, amici miei, santa e santa, non sta bene, siete surdi, e tata villa, che nessuno mi mantiene, solamente ciccio mio d'aggia di quello che desta, mancanza e grossa assai, e mi meravigliati, tu che hai fatto che la vita non ci può sempre andata come un riavolo cornuto che voleva farti dannata, tu che attorno per il mondo sei corruto per la canna a crianza, a fratellanza, a pacienza, e ragionando in mezzo alla folla più feroce e più pazza, sei passata sempre a numero, signore, perdonando e tormentata, ma tu pure tieni in erba. Pure a te anni frastenie, vuoi dire tutto un cicciarie, maronna mia. E buttando le spalle, stiamo quasi passando turno, quando ti ha la coppa la loggia, sappannetto, puoi chiamare, guarda tu. Di a chi sti lui che ha controllo, non sa lucco, mo oggi ha avuto una canestra, ma ha mandato la croce lucca, sono che certi sfugliatelle. Quando è oggi che ci partiamo, ti ha sti guappa, la parte mica, qua, guappa, non lo volimmo.